Angelo Capelli è eletto oggi vicepresidente della Commissione Sanità in Regione, una commissione importante, forse la più importante, come si appresta ad affrontare questo nuovo incarico? Beh, con grande impegno e proprio in considerazione del fatto che si occupa di due aspetti molto, molto importanti, tanto che impegnano complessivamente quasi l'80% del bilancio regionale, è evidente che occorrerà metterci tutto quel dato di conoscenza e di verifica e approfondimento dei problemi che necessita una commissione di questo tipo, anche perché appunto è nota come Commissione Sanità, ma come molti sanno, in realtà si occupa anche di tutta la parte del welfare, associazioni e terzo settore, quindi tutto il mondo dei cosiddetti servizi sociali. E questo anche dal punto di vista della mia esperienza da sindaco, essendo un tema che abbiamo seguito molto da vicino, certamente mi permette di conoscerne in maniera approfondita le problematiche e le criticità. Consigliere regionale che proviene dalla Valseriana, ci sarà un occhio di riguardo agli ospedali di montagna. Beh, certamente l'occhio di riguardo dovrà comunque andare nella direzione di una qualità da garantire, quindi è chiaro che i presidi, soprattutto in zone come la nostra, che rispetto a chi abita vicino alla città non sono facilmente raggiungibili, occorre appunto che siano presidi che effettivamente rispondano alle esigenze dei cittadini pazienti, quindi strutture che certamente devono mettere in condizioni i medici di lavorare bene e di operare nel miglior modo possibile, ma al tempo stesso che sappiano anche rispondere ai bisogni e alle esigenze del paziente, appunto, che è l'altro utente, l'altro soggetto che fa parte a pieno titolo del novero, appunto, di quelli che operano in maniera attiva e passiva nel contesto ospedaliero della sanità.